Di Alfonso Pecoraro Scagno, appena premiato in questa circostanza molto favorevole, premio alle ragioni della nuova politica, tra l'altro per una motivazione profondamente sentita. Lei che da sempre si occupa di promuovere l'eccezionalità dei nostri artigiani, non solo agricoltori, imprenditori all'estero, che ne pensa di questo premio, le sue considerazioni così a caldo? Beh, devo dire, in occasione dei 70 anni della Costituzione, essere premiato per aver fatto iscrivere l'arte del pizzaiolo napoletano a patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO è un orgoglio per l'Italia oltre che per Napoli, e peraltro la pizza più famosa del mondo, la margherita, che ha esattamente i colori della bandiera italiana e che fu in realtà non inventata per la regina d'Italia, ma esisteva prima e si chiamava la pizza pomodoro e mozzarella. La regina d'Italia, poiché era piemontese, a Napoli i piemontesi erano visti molto bene, piemontese rappresentava una casa reale piemontese, pensò bene di dire io amo il popolo napoletano, e quindi fu un'operazione mediaticamente politica, e cioè quella di dare un nome alla pizza con i colori della bandiera italiana, un regalo all'unità d'Italia. La pizza è sicuramente riconosciuta da specialità tradizionale tipica e garantita. Con l'UNESCO non ce l'avevamo fatta col prodotto pizza, abbiamo pensato di premiare l'arte e lì ce l'abbiamo fatta. Ma si doveva fare l'iscrizione dell'arte del pizzaiolo, perché l'UNESCO tutela le conoscenze, le tradizioni, non un prodotto singolo. Quindi l'arte del pizzaiolo napoletano è da dove nasce il prodotto più venduto del pianeta, che è la pizza. Quindi adesso non potranno più domandarsi nel mondo la pizza di dov'è. La pizza è nata sotto il Vesuvio a Napoli, è italiana, poi ognuno la fa in modo che vuole e ci sono altre varie modalità. Complimenti ancora.